una buona giornata questa. Beh, direi di sì. Ciao Matteo, quest'anno. Dobbiamo toglierci che ci stirano. Che ma... cioè, il voto della taverna è fondamentale in questo Parlamento. Cioè, ci stirano. No, scherziamo. Non vogliamo avere la sua responsabilità. Ecco, la vedi come scarica subito. No, questa Casellati, lei la conosceva? Ne conosceva il curriculum, la biografia? Non sapevate nulla della storia, per esempio, della figlia che ha lavorato nel suo ministero non appena lei è arrivata? Io so che è un magistrato, so che è stata eletta oggi in Parlamento come Presidente del Senato, alla Camera è stato eletto Roberto Fico, il vecchio candidato, Movimento 5 Stelle, e avrebbe votato il una vecchio persona Movimento che 5 ha fatto Stelle. Quella cosa lì, cioè rispetto, ma a Romani, io... rispetto alla figlia di Romani. Io personalmente non, questa cosa me la sta dicendo lei, conoscevo l'Alberti Casellati come un magistrato, no, ottimo, man, perché infatti non vorrei comunque neanche adesso già mettere delle ombre sul Presidente e del Senato. Al di là della Casellati c'è un accordo anche con voti berlusconiani che hanno, hanno lei l'altro giorno fra l'altro ho scoperto anche la sua età, si ricorda nell'intervista ha detto mai con Berlusconi. No, ho detto mai con Berlusconi e continuo a sostenerlo così come l'ha sostenuto Luigi Di Maio. E so che siamo una forza di governo, il primo partito italiano, e che abbiamo la responsabilità di far partire questa legislatura, di dare le Camere in rappresentanza dei voti dei cittadini. I cittadini hanno votato il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Prima il Movimento Quindi 5 è un voto istituzionale, è una cosa diversa dal voto di governo, questo ci sta dicendo, questo, no? Assolutamente, è quello che abbiamo detto sin dall'inizio, che oggi noi stavamo votando le cariche, le più alte cariche dello Stato ed era interesse farlo, e rispettevamo quello che era il voto dei cittadini. Quindi un domani voti di Salvini sì, voti di Berlusconi no a livello di governo? Un domani parleremo di programmi e il governo sarà esclusivamente un governo fatto su punti di programma che servono ai cittadini, quindi adesso vado a vedere lo spettacolo di Beppe Grillo e vi saluto.